mi prendo 10 secondi, va bene, 10 secondi e poi passo la parola agli artisti. Voglio dire, sono anni che conosco Mary Fabricino, poi ho avuto il piacere e l'onore di conoscere anche Rafael Modà, però questa è la cosa bella, non c'eravamo mai, ci siamo incontrati nel salotto, tu adesso hai fatto questo bel evento, non c'eravamo mai acchiappati con le date, infatti, con le corrispondenze. Adesso eccoci qua. Adesso ho voluto fare con il cuore questa cosa a Mary Fabricino, perché so che Mary veramente fa tutto con il cuore, senza scopo di lucro, e soprattutto i regali vanno a destinazione. Viva Mary, viva Raffa, e ci siamo incontrati. Andiamo la parola ancora alla musica? Certo. Signori e signori, ladies and gentlemen, abbiamo l'onore e il piacere di avere un'altra artista nostra, posso dire. Tutte grandi le nostre veramente artiste. Tutte grandi, bella presenza, bella voce, veramente una donna straordinaria, signori e signori, Pina Spinosa! Eccola qui! Lo possiamo dire direttamente da Sharm el Sheikh, pensate che ha portato la nostra canzone, ha fatto un bel brano anche lì. Sì, infatti ho cantato anche lì, è stata una cosa veramente meravigliosa cantare lì, anche ho portato la mia Napoli lì, quindi ho cantato anche napoletano, però la conoscevano tutti quanti la canzone. Che bello. Pina, io ti lascio il palco per le tue canzoni. Va bene. Anche con noi Pina Spinosa. Grazie. Vai. Vero?
E nel frattempo io ringrazio comunque gli organizzatori, a Mary Fabricino con Raff Modà. Dove sta? Sta in giro. Sta sempre in giro, ma sempre scappato. Sei pronto? Grazie. Abbiamo detto, è stato organizzato tutto in nemmeno 10 giorni, quindi non potevamo pretendere di più. Assolutamente, e poi la cosa bella è che lo stiamo facendo per questi bambini. Per i bambini, tutto quello che stiamo facendo è solo per i bambini. E questa è una cosa bellissima. Tu dove stavi? E lui scappa sempre, anche lui. Dovete sapere che poi si diventa tutti amici, perché alla fine stiamo più tra di noi che a casa nostra. Allora ovviamente cerchiamo di salutare un po' tutti, cerchiamo di dare ovviamente l'amicizia e l'amore a tutti, sia a Baiano che agli artisti che vengono, perché siamo tutti per una giusta causa, quindi stiamo cercando di divertirci anche noi, perché come dicevamo Mary, è tutto a titolo gratuito qui, è tutto veramente per i bambini, come dicevamo anche insieme a Raffaele, quindi tutti gli artisti e tutti noi siamo ovviamente per donare un sorriso a Baiano, ai bambini e a tutti coloro ovviamente che soffrono. Quindi buona vita a voi che seguite, ma staremo ancora un poco con voi, va bene?
questo è un piccolo ricordo della, che ci hai onorato della questo, tua presenza. L'onore è stato tutto mio stare qui insieme a voi. Sì, anche sì. Per i doni donati, perché un quarto dei doni sono tutti tuoi. È vero, e noi io voglio ringraziare sia te che tua figlia. Tutti, sì, mia figlia, ma voglio ringraziare a tutti i miei amici, veramente non pensavo che fossero così calorosi nel momento che io ho detto che servivano questi doni per questi bambini del Posillipon. Sono arrivati tutti a casa mia a telefonarmi, a portarmi doni, e lei, Mary, lo sa, e c'ho la macchina piena di giocattoli, li avevo portati anche qui, e quindi ringrazio da parte di tutti i miei amici, veramente sono stati calorosi. Noi grazie. Ringraziamo te e loro. Grazie, grazie mille. Ci vediamo poi per portare i giocattoli ai bambini. Benissimo.